ci siamo, non ci credo. Grande Leonardo. Ci siamo spostati dal campo di rugby in una delle vie principali di Firenze. Un giocatore di rugby? Sì. Ah, sei in diretta? Sì. Ma su che canale? Italia 7. No, mi fa ridere che sei in diretta. Cioè, sto disgraziato è sceso da una macchina e ora ho detto, ma con chi sta parlando? Poi un auricolare, ho detto, io che Gaetano Gennai bevesse, sì, specialmente il sabato lo sapevo. Sera, però, ma il fatto che sia sceso da una macchina al volo e mi abbia detto, vuoi un auricolare? Ho detto, ma per, ciao, per parlare con chi? Ah, siamo in diretta. Sì, però devo far finta che si conosca. Io penso che stavo per iniziare la registrazione, credo fosse una registrazione con una bestemmia. Ah, no, 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 non può fare, però è diretta. Meno male. Per Pasqua sarebbe... No, dicevamo... Sì. Allora, facciamo finta che non... Dunque, giravo... E chi c'è in studio? Chi c'è in studio? Allora, c'è Alberto Di Chiara, c'è Manuel Vescovi, salutiamo, e tre magnifiche donzelle. Bene, però questa non è pane per i tuoi denti. Siamo in diretta su Italia 7. Salutate. Sì, salutate. Non è che si fa... Cosa sera. Sera. Siamo in diretta. Ciao. Siamo... Ecco. Siete una coppia legale? Allora salutate, salutate. Ma come legale? Per forza sono legale. Grande, allora, sì. Diamo noi alla gente, scusa, diamo a noi alla gente in diretta. Ma scusa, ma se passa dormire, ora uno con l'amante e sì, tu lo ripigli, Succede. Abbiamo già preso il notiziario dei becchi, successo. Davvero? Già fatto. Vabbè. Questa no, questa da sola. Un uovo oggi. Salutiamo lo studio. No, nuovo oggi, una gallina buona domani. Pasqua. Aspetta, farò una domanda che devo fare. Fammela fare una domanda. Vado a comprare le scarpe a tua figlia, alla mia figliuola Martina. Sì. Non la inquadriamo, ecco, non la inquadriamo. Voi che è bellissimo. Siete... Venite e vi intervistiamo. Correte qua. Venite. Un one man show. Io se vuoi passo dopo, ti lascio il microfono e vado via. Non... No, dammi Pieraccioni, dammi Pieraccioni. Siamo in diretta. Buonasera. Stai su Pieraccioni. Avete dammi qualcosa da vendere, un motorino, qualcosa, un annuncio da fare? Un annuncio da fare? Cercate il fidanzato? Lì col cane, guarda. Lì col cane? Lì col cane, sì. Ma sì. Il cane o il fidanzato? Il cane. Tutte e due in realtà. Salutate a casa. Salutate. Ciao. Scusa. Senti la voce di fata. No, sono un po' malata. Ciao a tutti. Poi è bello, grazie, ciao. Oh. No, ma la cosa bella è che allora, se siamo in diretta e mi vede qualche mio amico, sì, mi telefoni adesso. Sì, e ora scopriremo che sta trasmissione non la vede nessuno. Fammi vedere se mi prende il telefono, eh. 16:20 sabato 20 aprile, 16:21 non mi telefono a nessuno. Allora, se state vedendo la trasmissione adesso in diretta e avete il mio numero di telefono, chiaramente, amici miei, chiamatemi. Non chiama nessuno. Vuoi permettere che chiama qualcuno? 30 secondi e chiama qualcuno. Ma perché uno dovrebbe stare alla televisione a vedere? Scusami, noi si fa un programma la domenica, si chiama Domenica Bestiale. Però domenica è Pasqua. No, ci siamo spostati. Incredibile! Sì. Incredibile, urologo! Mondaini! Mondaini! Ma mi stai vedendo in diretta? Venga signora, venga, non si può. Ma fantastico, l'urologo Mondaini mi ha chiamato in diretta. Aspetta che ti metto in diretta, aspetta. No, vabbè, che bellezza. Aspetta. Oh, aspetta che non vedo nulla. Come mai? Oh. Pigia omma. Ah, ecco. Incredibile. No, gli ho riattaccato in faccia. Scusami Mondaini, ti ho riattaccato in faccia. Comunque non è avvezzo a questo. Cosa ci fai Mondaini il sabato pomeriggio? Ecco, riecco Mondaini. Zitti. No, Francesca Livorno. Rispondiamo in diretta. Francesca, come stai? Mamma. Ma cosa ci fai te il sabato pomeriggio a guardare queste trasmissioni? Eh? Buonasera, come? Ti dimostro che la trasmissione la guardiamo. Madonna, la guardano in due, l'urologo Mondaini e Francesca. Va bene, hai vinto un premio che è un pomeriggio insieme a Gaetano Gennai a casa sua con la moglie e il figlio. Va bene? Ciao, arrivederci. Ciao Francesca.
No, ma è fantastico. Cioè, io, ma scusate, ma lui trasmette da dove? Amore, arrivo, trasmette lo zaino dietro. Ma io voglio vedere tutti i sabati con te in giro. No, è domenica. A fare domenica, questa cosa domenica, di chi sta... pomeriggio. Domenica pomeriggio io ci sono. Beh, pagano no, RTV 38. No, è Italia 7. Italia 7, pagano Italia. No, non pagano. A Italia 7? Sì, paga, paga, paga. Paga, paga, paga. Il proprietario è... paga, paga. Non lo sa, non lo sa. Volete salutare? Siamo in diretta, in televisione. Salutate, salutate. Italia 7, ci guardano almeno il mio urologo e Francesca da Livorno lo guardano. Ho fatto la prova. Ma chi è, come si chiama il direttore? Manfredini. Inizio Manfredini, il direttore. Manfredini. Non vuoi l'auricolare? Perché c'è anche lui. Certo, ma si può parlare. Manfredini. Ci conosciamo. Manfredini. La televisione lui non è avvezzo. Siamo allora grande, la tua televisione no, è guardata è da. Io e te ci siamo trovati spesso a spingere le bambine a campo di Marte come due poveracci. Che non è, ma che cazzo sta dicendo? Ma sta dicendo delle cose agghiaccianti, agghiaccianti. Ah, sull'altalena, no, ma spiegati bene, perché a spingere le bambine a campo di Marte. Ma hai fatto fare una figura terribile. C'è la mia figliola, mi guarda a me dire, ma che bambine spinge? Ma no, io no, allora mi rimangio tutto quello che ho detto. Esatto. Non voglio più avere. Comunque ti paghiamo, fare. Se vieni ti paghiamo. Vi saluto, grazie. No, ma è interessante, ti paghiamo se vieni. Comunque, se c'è qualche bambina da spingere. Se c'è qualche bambina da spingere, no, ma ti paghiamo se vieni. Ciao a tutti, grazie. Vengo la domenica pomeriggio insieme a Gaetano e andiamo in giro a intervistare le persone. A domenica bestiale. Comunque, l'urologo. Sì, va bene, la domenica bestiale. E se non c'è qualche bambina, ovviamente, da spingere sull'altalena. Ciao Leonardo, grazie. Una domanda ti volevo fare, me la fai? Io invece ho scoperto una cosa incredibile. Mia moglie mi ha sentito parlare con lui del salsiccio. L'uovo o la, oggi o la gallina? Questa diretta in giro. Volete salutare? Siamo in diretta su... Meglio la gallina che l'uovo. Meglio la gallina che l'uovo. Qui siamo alla fantascienza. E che cosa farà la Fiorentina oggi pomeriggio? Io spero la vinca, ma... Sì. La vede buia? La vedo, no, buia, nera. Lei lo vede mai, come si chiama? Il programma bestiale. Domenica bestiale lo vede mai, dica di sì. No. Sì. La vede sempre? Sì, sempre. È spenta la televisione, è spenta su Domenica bestiale. Arrivederci signora. Il marito? Benissimo, grazie a voi. Guarda quanta gente che si è fatta laggiù. Ci abbiamo più spettatori noi in Biagioberti che voi alla televisione in questo momento. Vi saluto. È meglio sia l'uovo che la gallina, ma soprattutto spingere. Che c'è? No, e c'è che un tavellì per lì, sì, ero emozionato. Sono Panariello. Ciao. Saluta Steve Jobs. A chi Fenty sta lui? Joe Bax. Ciao. Falli la Joe Bax. Tutto a posto. Falli la Joe Bax. Grazie. E soprattutto sia l'uovo che la gallina e la nostra trasmissione che da oggi io sono ufficialmente l'inviato insieme a te. Vado a comprare le scarpe per la mia figliola. Arrivederci. Ciao, buona Pasqua. Ciao, Martina. Una bellezza. Ciao. Grande sono. Io dopo questi 20 minuti torno al campo di rugby, stavo meglio di adesso. Arrivederci, stavo un piacere.